Benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per provare le novità che ho acquistato sul sito di All Supplement. E come ben sapete, avete sempre il mio codice sconto che è Giulia010. Oggi andremo a provare la crema e i due burri della GOTY7. Allora, raga, io spero e penso che si pronuncia così. Sono vegan, sono due. Così che due burri e una, diciamo che è una crema spalmabile. Sì, è una crema spalmabile. Allora, della GOTY7, poi non lo pronuncio più. È questo qui al peanut butter con crunch. No, non è crunchy. Forse mi sembra crunchy alla cannella, quindi arachidi e cannella. Sono molto spaventata perché sapete il mio rapporto con la cannella, però sono usciti tutti e tre, quindi io dovevo provarli. Allora, l'odore si sente di più di burro d'arachidi, sincera. Ok, io qui farò un casino assurdo. Allora, ovviamente il cucchiaino, ci sono proprio pezzi, vedete? Di arachidi. Quindi sì, è crunchy. Io lo giro un po' per bene. Vedete, ci sono proprio i pezzettoni. Lo giro per bene e poi dopo lo assaggiamo. Allora, il profumo, devo dire la verità, mi piace tantissimo. Speriamo che non si senta tantissimo di cannella. Ok, vabbè, diciamo girato per bene. Assaggiamo. Allora, devo dire che si sente la cannella. Mi aspettavo molto molto di peggio. Infatti, ragazzi, lo sapete che sembra i biscotti della Lenny e Larry, o Lenny e, non mi ricordo comunque come si chiama, Lenny e Larry, oddio ragazzi, non mi ricordo quell'altro come si chiama, vabbè, comunque il biscottone che ve lo lascio qui, questo cannella, raga, è uguale. Infatti quello lì mi era piaciuto tantissimo ed è buono, però non so se quel gusto c'è sul supplement, devo vedere. Però io lo provai tipo quando Prodis le rivendeva, quel gusto mio, quel gusto era molto molto buono e mi ricorda molto quel biscotto. Quindi sinceramente io, che non sono un amante della cannella, vi posso dire che questo burro è veramente molto molto buono. Ma raga, io ero spaventatissima da morire perché si sente il burro d'arachidi. Devo dire che questa combo di burro d'arachidi crunchy, però allo stesso tempo anche un po' liquido, non è quel burro crunchy che è solo crunchy, buono, con la cannella ci sta da Dio. Quindi per me è super super promosso. Che bello, raga, sono troppo soddisfatta. Veramente molto molto buono, super particolare, diverso dal solito. Invece questo qui è il peanut butter gusto cioccolato, non so se anche questo c'è ai pezzi, ma mi sembra vellutato, infatti penso che sia vellutato, ed è un burro d'arachidi al cioccolato. Io come burro d'arachidi al cioccolato ho provato solo quello lì di Prozis, quindi vediamo un po'. Che buon profumo. Allora, diamo una mescolatina. Mamma mia, raga, è bellissimo. Guardate qua. Buono, raga, devo dire che quella alla cannella mi è piaciuto troppo. Ti lascia proprio il retrogusto. Proprio buono. Assaggiamo. Aspettate. Allora, sento un po' di cioccolato fondente, sembra di mangiare una barretta di cioccolato sciolta con un po' di burro d'arachidi, ve lo giuro. È buonissimo, sembra proprio di mangiare del cioccolato fondente sciolto, però non è quel cioccolato fondente amaro. C'è quella buona, cioè c'è quel giusto abbinamento tra burro d'arachidi, quindi un po' di salato con quel dolce un po' amaro.
Sì, raga, sono molto sorpresa. Buono. Veramente molto molto buoni, raga. Mi piacciono. E poi i prezzi non sono neanche esagerati, perché comunque adesso non ricordo, ma costano tipo all'incirca 6-7 € a barattolino e sono comunque 500 grammi. Allora, invece, quest'altro qui è una crema spalmabile alla nocciola. Classica proprio. Mi ricorda un po' il vasetto di quello lì della Nutchoc di Prozis. Riuscirò mai ad aprirlo? Che io ho sempre. Aspettate. Questo è tutto. Ovviamente consistenza molto più cremosa perché è una crema. Ok, assaggiamo. Una classica crema alle nocciole. Io sento molto non proprio di nocciole, cioè non sento proprio il gusto di nocciola. Sento un po' di più tipo quella nocciola dolcificata tanto, quello sento. Allora, sinceramente vi faccio la classifica. Tra tutti e tre io vi consiglio al primo posto, se come me anche non amate la cannella e sapete il mio rapporto con la cannella che è proprio così proprio, io vi consiglio, se state cercando un burro d'arachidi particolare, io vi straconsiglio questo qui alla cannella. Sì, sembra strano detto da me, ma questa alla cannella è davvero molto molto buono, vi lascia proprio quel retrogusto proprio buono, non quel retrogusto pesante di cannella, mi piace tantissimo. Questa qui è vegan, l'altra non vedo invece il bollettino, cioè il bollino vicino, il bollettino, il bollino vicino, quindi penso che non sia vegan. Però raga, questa per me va al primo posto. E invece se state cercando un burro d'arachidi al cioccolato, io vi consiglio quest'altro qua. Però tra i due, invece sinceramente per quanto riguarda la crema spalmabile, buona sì, ma niente di particolare. Vi consiglio di più di prendere un burro, anche se sono diversi, però sinceramente a mio gusto è più particolare il burro d'arachidi al cioccolato. So che sono entrambi diversi, quello è più, funge più da crema spalmabile, però raga, sinceramente tra le due vi consiglio questo qui, prendete il burro d'arachidi al cioccolato se volete qualcosa al cioccolato. E quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!